Bella a tutti ragazzi, benvenuti al nostro nuovo episodio della nostra video carriera con il Palermo. Allora, in questo episodio affronteremo tre partite che dovrebbero essere contro Lazio, Cesena e Lazio, Empoli e Cesena. Tre partite a nostra portata, speriamo di fare non bottino pieno, però ci proviamo. Allora, è arrivata un'email, è Politano che vuole giocare dall'inizio, vedremo se metterlo in campo. Quindi adesso, per cominciare alla grande questo episodio, andiamo a affrontare la Lazio in casa. Maglia. La Lazio che è seconda maglia, questa. Ok, bianca. Giochiamo queste maglie, ok. Belotti non parte titolare quest'oggi, io do spazio a Makinok, che me l'avete straconsigliato tutti. Poi, Bamba, volevo farlo giocare titolare, ma è un po' stanco. Sanogo, no. Passiamo a giocare a Politano, che ce l'ha chiesto. Dybala fa il suo ruolo. Poi Rigoni, Barreto, Baselli vanno benissimo. La difesa per me va più che bene. Potremmo far provare anche Emerson. Provare Emerson al posto di Daprilà. Emerson è un po' più lento di Daprilà, quindi per adesso teniamo Daprilà come terzino sinistro. Per il resto porterei in panchina Sorrentino, no, Kocev al posto di Bernardeschi. E poi per il resto va bene così, secondo me i giocatori sono abbastanza stanchi comunque, perché per gli impegni ravvicinati. Sono ancora indeciso se far giocare Scuffetto o Sorrentino. Io direi che è il momento di provare Sorrentino. Scuffetto teniamo un po' in panchina, perché ha giocato non bene queste prime partite. Quindi andiamo al Renzo Barbera per Palermo-Lazio. Prima partita di questo episodio, Renzo Barbera di Palermo. Stadio gremito, gremito di colori rosa-nero. Avete visto tutti i cartoncini. E sarà una partita spettacolare contro due squadre che la Lazio sta viaggiando davvero a ritmi altissimi. È terza in classifica a 8 punti, noi siamo in basso a 3 punti con 3 pareggi e una sconfitta. Quindi adesso è il momento di reagire e proviamoci già da questa partita. Ledesma, lancio lungo per Candreva, bella palla. Candreva mette dentro, Da Costa, salvataggio incredibile, poi c'è la rete. No, c'era un nostro giocatore sulla linea della porta, infortunato, non so chi è. Dobbiamo guardarlo adesso. Comunque passa subito in vantaggio la Lazio con questo colpo di testa. Inizio non bellissimo per noi. Vediamo chi è. È Daprilà, che poi fa uno scatto incredibile. Daprilà infortunato, mi sa che sarà costretto ad uscire. Qua Dybala, Da Costa sale, Barreto inventa per Dybala. Che palla! Dybala! 1-1 subito! Paolo Dybala! Che gran gol! Ci sta così! Andiamo avanti! Rivediamo che assist di Capitan Barreto! E col mancino Dybala non sbaglia mai da lì! 1-1 al decimo minuto, secondo gol stagionale per il nostro Paolo Dybala, la gioia! Finisce qua il primo tempo, 1-1, le due reti nei primi 10 minuti, partita abbastanza equilibrata. Ricominciamo il secondo tempo con gli stessi 11 del primo, speriamo di far meglio, di continuare a giocare bene. Makinok con la punta per Dybala ancora per... attenzione Politano, Makinok col mancino. Che brutto tiro di Makinok. Sorrentino coi pugni, poi il tiro, palla fuori. Makinok, Dybala, di balancio lungo per Makinok, la prende, sì, Makinok, il Bentner danese, Makinok, primo gol in maglia rosanero, il nostro Bentner, incredibile che gol, forza fisica, sposta Siani e poi di punta, di giustezza la mette dentro, Simon Makinok, 2-1 Palermo, e adesso otteniamo il risultato. Politano prova il cross, Dybala, palla fuori al 71esimo, palla per Makinok, la palla è per Dybala, 1 contro 1, Dybala contro il portiere, Dybala lo supera, 3-1 Paolo Dybala su assist di Makinok. Che grande azione,
Dybala è partito proprio sul filo del fuorigioco. Poi uno contro uno, non perdona. Dopo il numero, batte il portiere della Lazio. 3-1. Grande secondo tempo del Palermo. Per palo Dybala, numero di Dybala. Dybala mette dentro, ma che nocca! La parata di Marchetti. Close, Munoz non riesce a fermarlo. Poi cross dall'altra parte, arriva Politano. Da Prea non riescono a fermarlo. Poi Sorrentino, che potrebbe andare in più lungo. E finisce qua. Prima vittoria stagionale. Meno male, è arrivata la prima vittoria davvero. Contro un'ottima Lazio. Ma nel secondo tempo non c'è stato niente da fare per nessuno. Makinok spumeggiante, un gol e un assist. E poi Paulino Dybala, due gol e un assist per Makinok. No, non ricordo, comunque l'importante è aver vinto 3-1 dopo essere passati in svantaggio. Che partita, amici. Allora, dopo la prima vittoria con la Lazio, arriviamo alla seconda parte di oggi. Giochiamo contro l'Empoli fuori casa. E possibili incarichi, colloqui. Ok, Politano ci ringrazia. Allora, andiamo a giocare quindi contro l'Empoli. In classifica stiamo risalendo piano piano. Andiamo a sistemare la formazione per la partita contro l'Empoli. Giochiamo con la prima maglia, gestione squadra. Bernardeschi, Dybala, Baselli, Barreto, Rigoni, Gonzalez, Bamba, da Prelà. Su formazione di tipo, però Scuffett va ancora in panchina. Storrettino mi ha stupito. E Makinok soprattutto non si prende ancora il posto da titolare, perché voglio provare Belotti, ma Makinok entra sicuramente nella ripresa. E per il resto Bamba titolare al posto di Gonzalez, lo proviamo. Gonzalez però deve venire in panchina con noi, e quindi fuori Castelletto, che giocherà una partita un po' più magari in casa contro non una grandissima squadra. E poi per il resto io la proverei così, con Makinok, Politano in panchina. Solo io riporterei anche, porterei anche Sanogo in caso di ok, al posto di, l'ho messo al posto di, non mi ricordo, Kocev oppure l'altro centrocampista. L'importante è adesso andare a giocare contro l'Empoli. Allora, Empoli-Palermo allo stadio toscano di Empoli. Si affronteranno queste due squadre, che vedremo anche dalla classifica come sono messe in classifica. Vediamo. Qua si stringono le mani, qua inquadrati Paolo Dybala, nostro attaccante più in forma in questo momento. Non si fa vedere la classifica, comunque l'importante è iniziare questo match. Valdifiori la mette dentro. Non so cosa ha fischiato l'arbitro, però se arriva pericoloso contro Baselli lo ammonisce per un fallo che non ho visto. Vediamo se il fallo c'era almeno. Vediamo cosa ha fischiato. Eh sì, un pestone di Baselli, è volato l'Axalt, che adesso batterà anche la punizione. Parte l'Axalt, deviazione della barriera in calcio d'angolo. Attenzione, contropiede qui Empoli, Bamba! Che inter... No! Rosso per Bamba. Male, sulle mani Bamba, viene espulso al 20esimo. Vediamo se il fallo almeno c'era. Io pensavo di aver preso la palla. Brutto intervento però da dietro. Errore mio. Bamba si dispera. Andiamo al calcio di rigore. Sorrentino contro Djuric. Sorrentino, sta centrale, no! Ho detto stai centrale, mi sono lanciato. 1-0 Empoli, che passa in vantaggio grazie all'errore mio. Proviamo a giocare così almeno fino al fine del primo tempo, poi vediamo se ce la fa qualche cambio. Lancio avanti per Federico Bernardeschi, l'ex Fiorentina. Bernardeschi se ne va. Bernardeschi, la palla sul mancino che è il suo piede. Bernardeschi! Che gol di Bernardeschi! Ogni volta che si accentra è davvero un cecchino Bernardeschi. Adesso balletto in compagnia dei suoi compagni. Col numero 22, Federico Bernardeschi. Forse c'è stata anche una deviazione, sì. Ma l'importante è che la palla sia entrata. Vediamo da qua.
è una piccola deviazione testata, fondamentale per far entrare il pallone, secondo me. Al 39esimo, pareggio Palermo. Micelizze contro Baselli. Micelizze la mette dentro. Da Costa non ci arriva. E c'è il raddoppio al 43esimo. E adesso c'è da cambiare nel secondo tempo. Vedremo come fare. Fatto sta che segna Djuric la sua doppietta personale su assist dell'ex Micelizze. Infortunio per Belotti, non ci voleva. Da Prea. Per Dybala l'infortunio, scusate. Bernardi e Arrigoni da solo però, nessuno ad aiutarlo. Bernardeschi per Arrigoni al volo, calcio d'angolo, ottima azione. Sempre Palermo ci prova sempre. Qua l'infortunato Dybala calcia lo stesso la punizione, il calcio d'angolo in mezzo per Munoz, non c'è nessuno però. Attenzione qui al contropiede dell'Empoli. Pucciarelli va da Prelà. Ancora per Pucciarelli, Pucciarelli, calcio d'angolo. Allora, due cambi per noi, entrano Makinok che ha fatto stravedere nella prima partita per Dybala infortunato, poi è uscito, non mi ricordo chi, è uscito Belotti per far spazio a Gonzales che va a prendersi il posto da difensore centrale. Qui Regoni, dobbiamo fare una partita intelligente adesso. Barretto per Bernardeschi. Largo per Da Prea. Da Prea deve scambiare ancora con Bernardeschi. Vediamo se ci riescono i due. E infatti è così. Da Prea può andare. Si ferma. E ancora Da Prea. Fino in fondo prova il cross ma non riesce. Che bella palla Micelizze per l'Axalt. L'Axalt la mette dentro. Munoz e Sorrentino. Ci salva ancora. Maccarone, Maccarone. Big Mac la mette dentro. Salvataggio, no. Valdifiori, Sorrentino ancora lui. Da Prea, lancio lungo per Gonzales. Perché in attacco Gonzales? Gonzales. 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 No, non ci credo. Sta per far gol Gonzales. Può andare Bernardeschi. Prova il cross per Makinok. Palla che sfiora l'incrocio dei pali, va sul fondo. È uscita di niente. Ultimo cambio, esce per noi Rigoni per Sanogo. Tutto per tutto, attacco totale. Dobbiamo provarci. Da Costa, Bernardeschi, lancio lungo ancora per Gonzales che fa l'attaccante aggiunto ormai. Gonzales, fino in fondo, prova il cross. Makinok! Ancora lui! Makinok! Su assist del Pipo Gonzales. Makinok di testa non perdona. Che bomber Simon Makinok. 83esimo, adesso dobbiamo tenere il risultato. Il pareggio ci basta, il pareggio ci basta, eravamo un uomo in meno. Prova il cross, deviato in calcio d'angolo, il Palermo non molla, vuole provarci. Bernardeschi la butta dentro, Munoz, rete, 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 e sai che è il Munoz. All'89esimo si torna a giocare come una volta, con la deviazione, fortunato. Ma il Palermo non molla mai. Primo gol per Munoz in questa stagione. All'89esimo. Qua l'Empo adesso proverà a dare il tutto per tutto negli ultimi minuti. Vi ricordo che eravamo in uno in meno da subito alla fine. Al primo tempo. Vecino. Maccarone la mette dentro. Spazza via. La palla però non esce di molto. Cross in mezzo. Via la palla. Barreto. Lungo per Makinok. Che può scattare Makinok, che è lento però. Makinok, macchinoso anche. Non riesce a prenderla. Finisce qua. Partita al cardio brown. Lo sto malissimo. Che partita qua Bernardeschi con un bug. È finita 3-2. Altri 3 punti in cassaforte. Siamo stati cinici. E basta, solo cinici per noi. Allora, dopo le due vittorie di questo episodio andiamo a provare a prenderci la terza vittoria. Proviamo a giocare con la maglia bella rosa contro la bianca. Ma sì, dai, proviamo contro la bianca del Cesena. Dobbiamo togliere sia Scuffet che non so se ancora si è riscattato, perché Sorrentino davvero è un fenomeno, anche nonostante la sua non giovane età. Fuori Paolo Dybala, che come ben sapete non sta dando, cioè è infortunato, stavo dicendo una cazzata assurda.
dentro anche João Silva in panchina. E McKinnock che andrà a fare la prima punta di sfondamento al posto di Belotti. Quindi il tridente è tutto con le frecce quasi in su, cioè Politano, McKinnock, Bernardeschi. Centrocampo Rigoni, Baselli fuori, facendo giocare Quaison. La difesa è perfetta. Porto in panchina anche Palmer Brown al posto di Emerson. E possiamo cominciare anche questa partita. Palermo Cesena a Renzo Barbera. Speriamo bene. Tutto pronto a Renzo Barbera per questa terza partita di oggi. Palermo Cesena. Inquadrati qui le due squadre che danno il saluto al pubblico. Si stringono le mani adesso. Abbiamo ottime inquadrature quest'anno. Qui inquadrato Franco Brienza, il nostro ex. E adesso possiamo cominciare. Qua Barreto scambia con McKinnock. McKinnock può andare, doppio passo, McKinnock in aria. McKinnock viene spinto. Ed era una spinta anche vistosa, dato che uno come lui difficilmente si fa buttare per terra. Da Costa sbaglia, poi ancora di testa. Oh, Da Costa si fa anche male al gomito, secondo me. Infortunio per Da Costa. Vediamo chi potrebbe entrare al suo posto. Non ho portato il terzino. Gioca a Castelletto. L'unica da fare è questa. E esce Da Costa, vediamo. Mette malissimo il gomito. E quindi è costretto ad uscire. Contro Renzetti, mette dentro Barreto per Politano. Quaison da Pelà, cross in mezzo. Ma che nocca le ali in calcio d'angolo. Qui Bernardeschi la mette dentro ancora per Barreto. Salvataggio incredibile. Poi Rigoni, che schifo. La palla arriva da Pelà per Rigoni. Rigoni col destro, palo. Che sfiga. Finisce col primo tempo 0-0. Partita abbastanza equilibrata, ma noi ci siamo fatti vedere molto di più rispetto agli avversari in avanti. Lancio per Politano. Politano in Politano perde palla proprio lì, vaffanculo. Bernardeschi col mancino la mette dentro per Munoz. Poi McKinnock. Si vede che non è un terzino, però Castelletto, che magia. Rigoni la mette dentro. Politano. Ma arriva fuori Capitan Barreto. Con la deviazione in calcio d'angolo. Ancora Bernardeschi ad uscire per McKinnock. Parata di Leali. Politano prova il cross, l'ultimo secondo, McKinnock. La decide lui al 90esimo. Ma che bomber è McKinnock. Un bomber alla Luca Toni, alla Bentner, che di testa fa sempre gol. Mi criticherete sicuramente per i gol di testa, ma alla fine l'importante è segnare. Facciamo anche gol belli ogni tanto, ma se la palla entra, cosa vi cambia? 1-0 McKinnock, che grande incornata al 90esimo. Finisce qua. Altri 3 punti e siamo a 9. Impossibile connettersi alla rete. Comunque siamo a 9 punti solo in questo episodio. Finalmente torniamo a vincere e stupire. Grazie anche ai vostri consigli, perché McKinnock me l'avete consigliato voi e davvero ha fatto di tutto. Guardate, partita stradominata. Cosa si può dire? Partita stradominata. 1-0 contro il Cesena. Quindi adesso andremo a guardare la classifica a fine episodio, cioè adesso, e poi anche la crescita dei nostri giocatori. E poi ci vedremo nel prossimo episodio. E fisioterapista da Costa 8 giorni. Vabbè, ci può stare, dai. Niente di che. Squalificato anche Bamba, che rientra dopo la squalifica, rientra in campo. Riguardo il mio impiego, Emerson non è abbastanza contento. Lo capisco, gioca sempre da Prelà, ma da Prelà è veramente forte. Comunque proveremo anche lui. Info squadra subito. Scuffet più 1, Denia Costa più 1, Gonzales più 1, Munoz più 1, da Prelà più 1, Rigoni più 1, Barreto niente, Baselli più 1. Forma pessima. Non so perché. Non c'è scritto, no. Comunque Bernardeschi più 2, Dybala più 1, Belotti più 1, Maresca niente. Scendono Castelletto niente, Emerson più 1, Quaison più 1, Vasquez nulla, Sanogo nulla, Ngoi nulla. Lezzeri, per gli altri, poi Brown e Cristori più 1, Lazar più 2, Almici più 1, McKinnock più 1 che sta davvero giocando da Dio, Bolzoni nulla, gli altri... È salito Troianiello, Gennarino.
che sono in prestito, Malele più uno anche lui che è in prestito non so dove, alla Virtus Entella se non sbaglio, ok. Allora adesso andiamo a guardare la classifica e poi concludiamo qui questo grandissimo episodio. Però prima di farlo, di guardare la classifica, voglio richiedere dei fondi, noi ci proviamo. Qualificarsi per l'Europa League, raggiungere i quarti, chiediamo anche 3 milioni. Magari per avere dei soldi a gennaio. E poi stagione, ecco qua la classifica e siamo in piena zona Europa. Juve, Napoli, Inter, Genoa e Palermo, 12 punti. Ero sicuro di riuscire a riprendermi perché erano state delle partite un po' sfortunate. Napoli, cioè, stavano vincendo poi 1-1, 1-1 e 2-1. Gli altri pareggi alla fine ci hanno quasi sempre raggiunti loro e comunque erano anche contro l'Inter che ci ha raggiunto con Icardi proprio nel finale. Alla fine abbiamo giocato bene tutte le partite, mancava un pizzico di fortuna che finalmente è arrivato. Siamo a meno 5 dalla testa della classifica, della testa della classifica che è la Juventus, che affronteremo se non sbaglio nel prossimo episodio. Quindi adesso è tutto, se vi va rispondete alle domande che penso vi farò a fine del video. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, condividete il video, aggiungete i preferiti e seguitemi qui nei link che trovate sotto in descrizione. Noi ci vediamo prossimamente con il nuovo video della nostra videocarriera. Bella!